Questa settimana su ANN. I leader della Chiesa avventista esprimono cordoglio alle famiglie colpite dal duplice attacco terroristico a Bruxelles. L'esecutivo della Chiesa mondiale elegge il presidente della regione Asia-Pacifico del Sud. E migliaia di giovani avventisti di tutte le età escono dalle chiese per diventare il sermone durante l'annuale iniziativa di servizio. Questo e altro ancora tra poco. Benvenuti su ANN, un servizio della Chiesa Cristiana Avventista Mondiale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per essere con noi anche questa settimana. Iniziamo con la prima notizia. Sono 34 le vittime delle esplosioni avvenute a Bruxelles la mattina di martedì 22 marzo. Il duplice attacco ha avuto luogo nell'aeroporto e nella metropolitana della città belga. Oltre ai morti, sono più di 200 i feriti. Il primo ministro belga ha definito l'attentato cieco, violento e vile. Su Twitter ha scritto: «Condanno con forza questi attacchi odiosi. Il nostro pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. Siamo uniti contro il terrorismo». Il presidente della Chiesa Avventista Mondiale ha divulgato un messaggio di cordoglio per le famiglie colpite dalla tragedia, in cui afferma: «Prego per il popolo del Belgio e per i nostri membri di Chiesa, che possano essere una forza spirituale per gli altri, in questo momento molto difficile». I leader della Chiesa nella regione intereuropea hanno chiesto ai membri di essere vicini a tutti coloro che soffrono in questi tempi di grande angoscia. Anche i vertici dell'Unione Avventista Italiana hanno espresso cordoglio e solidarietà alle famiglie afflitte in modo così doloroso. Nel messaggio diffuso all'indomani dell'attentato affermano: «Auspichiamo che nessuno giustifichi tali atti invocando una qualsivoglia motivazione religiosa e nessuno li strumentalizzi criminalizzando categorie e gruppi culturali, politici, sociali o religiosi. Occorre prendere coscienza di tutte le violenze che si compiono nella nostra società. Per esempio, quelle implicite nella differenza con cui reagiamo alle stragi perpetrate al di fuori dei paesi europei o nell'atteggiamento di chiusura assunto, come europei, nei confronti delle popolazioni in fuga dai teatri di guerra». La dichiarazione dell'UIC si conclude con una preghiera. «Preghiamo perché possiamo respingere la tentazione di assuefarci alla spettacolare brutalità di queste azioni, perché la nostra convivenza continua a essere ispirata dai valori umani e di fede sui quali si è fondata fino ad oggi, perché possiamo trovare la forza di essere là dove il nostro impegno civile cristiano ci impone di essere». Per leggere le dichiarazioni complete potrete visitare il sito news.avventisti.it. Il secondo più importante organismo amministrativo della Chiesa Avventista Mondiale ha recentemente eletto il nuovo presidente della regione Asia-Pacifico del Sud. Il pastore So Samuel sostituisce il pastore Leonardo Asoi, deceduto a gennaio per una rara malattia al midollo osseo. Samuel continuerà l'impegno iniziato da Asoi, che era stato eletto presidente della regione lo scorso luglio, durante l'Assemblea Mondiale di San Antonio in Texas. In quella occasione Asoi aveva detto di essere particolarmente desideroso di trovare modi per raggiungere i buddhisti e i musulmani del suo territorio. Samuel è anche il primo birmano a diventare presidente di una regione della Chiesa. Nel suo impegno vi è anche quello di unire media e tecnologia alle risorse date da Dio per diffondere il Vangelo. Migliaia di giovani avventisti in tutto il mondo hanno condiviso l'amore di Gesù con gesti di servizio nella Giornata Mondiale della Gioventù, meglio conosciuta come il Global Youth Day. L'iniziativa annuale incoraggia i giovani avventisti a diventare il sermone e a essere le mani e i piedi di Gesù. Ecco come il Global Youth Day 2016 è stato vissuto nel mondo. Vediamo il servizio. Sermon. Hi, I'm Elvin. I'm Ken. Hello everybody all over the world.
It is the Global Youth Day here in the Chinese UNA Mission. Hey, my name is Matilda. I'm from Lebanon and I'm 15 years old. This is the first program for Australia and we're so excited to have you watching. Awesome to see new people who believe in God just like I do. Today we had Global Youth Day and we passed out water to homes in the Flint area that is contaminated with unclean water. My name is Seth Bramwell and I'm with Fairhaven Seventh-day Adventist Church. Even though they were alone, they can lean on to God. That was such a nice report. I love how the kids interacted. I'm really glad that our church in Middle East are doing their best to show care to people and to meet their needs. Yes. Ladies and gentlemen, we have started our descent. Your seatbelt sign is now on. Broadcasting live from Melbourne Airport, so anything can happen. Anything can happen. Thanks. Back to you, Dylan. Anche in Italia i giovani avventisti hanno colorato diverse città durante il Global Youth Day e sono diventati il sermone. Be the Sermon è infatti il motto del Global Youth Day, che invita a non ascoltare solo il sermone il sabato mattina, ma a diventare parola vivente di Dio, donando un sorriso a un anziano in una casa di riposo, distribuendo pasti ai senza tetto, donando il sangue, offrendo abbracci e svolgendo azioni di gentilezza per gli altri. Sabato 19 marzo, ben 13 città italiane sono state invase dai giovani avventisti. Genova, Milano, Jesi, Pisa, Savona, Palermo, Napoli, Conegliano, Conversano, Roma, Torino, Alessandria e Novara. Tante le azioni di servizio e di gentilezza programmate, in modo che i ragazzi potessero trovare quella più adatta per ciascuno di loro. Hanno portato allegria e momenti di gioco nei centri per disabili e nelle case di riposo. Sono stati per le strade a donare abbracci, sorrisi, palloncini colorati, testi biblici. Hanno distribuito mele ai fumatori in cambio di una sigaretta, regalato foto ai papà e cantato nelle piazze. L'augurio per tutti noi è che il Global Youth Day sia un trampolino di lancio per il servizio inteso come stile delle nostre vite, hanno detto Miriam Laterza e Damaris Lamontanara da Conversano in Puglia. Il Global Youth Day si celebra ogni anno dal 2013 nella Chiesa Mondiale e dal 2015 in Italia, nel sabato che chiude la settimana di preghiera dei giovani. Quando una piccola comunità avventista nella Svezia meridionale ha scoperto che alcuni profughi siriani, afghani, iracheni ed eritrei sarebbero diventati i loro vicini, hanno cercato il modo di aiutarli a integrarsi nella zona. Oltre a offrire corsi di lingua e cultura svedese, a organizzare passeggiate nella foresta e creare un negozio di abbigliamento e merci, i membri di chiesa hanno trovato anche una divertente attività di integrazione con sci, scarponi e abbigliamento adeguato. Hanno dato lezioni gratuite di sci.
Molti dei rifugiati non avevano mai visto la neve prima di arrivare in Svezia, così quando hanno iniziato a sciare alcuni avevano un po' paura. Ma poi è diventata una pratica molto popolare, soprattutto quando il sole splende. Le attività della chiesa non si sono fermate agli sci. Gli scout hanno organizzato un noleggio di biciclette, corsi di arte e di artigianato e partite di calcio. Come risultato, 25 bambini rifugiati hanno aderito al club scout della chiesa avventista locale. I membri sono anche impegnati ad aiutare i rifugiati a trovare lavoro. Anche se il loro status di rifugiati non permette loro di svolgere un lavoro retribuito, si spera che avere un'occupazione nelle industrie locali possa aiutarli a dare un senso alle giornate e a riacquistare l'autostima. Un centro sanitario avventista tedesco che si occupa delle vittime di mutilazioni genitali femminili riceverà un importante premio nazionale. Alla Fondazione Desert Flower dell'Ospedale Avventista di Berlino è stata assegnata la medaglia Louise Schreda di quest'anno. Louise Schreda è stata uno dei politici più importanti della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. Aperto nel 2013 nell'Ospedale Avventista, in partenariato con la top model somala Waris Dahiri, il centro Desert Flower aiuta le vittime delle mutilazioni genitali femminili, o MGF, a riacquistare una vita normale. L'MGF è una pratica culturale usata in alcuni paesi di Africa e Asia. La Dahiri è stata anche lei vittima delle MGF quando aveva 5 anni ed è poi diventata un'attivista internazionale per aumentare la consapevolezza su questo rituale. Louise Schreda, cui è dedicata la medaglia, era conosciuta per la sua lotta in favore della parità di trattamento delle donne e per il suo impegno contro l'ingiustizia e l'abuso di potere. Il premio viene assegnato ogni anno a una persona o a un ente che rappresenta in maniera eccellente l'eredità politica e personale di Louise Schreda. Il 21 aprile il presidente del Parlamento di Berlino consegnerà il riconoscimento alla Fondazione Desert Flower. Rappresentanti della Chiesa Avventista della regione Euroasia hanno recentemente preso parte alla 16ª colazione nazionale di preghiera in Russia. I leader nazionali e locali e i rappresentanti di diverse fedi si sono incontrati nell'hotel President di Mosca per celebrare il 140° anniversario della Bibbia sinodale russa. La traduzione è stata realizzata dopo la costituzione della Società Biblica Russa ed è comunemente utilizzata dalle chiese russo-ortodossa, battista russa, cattolica e da altre denominazioni protestanti. Durante l'incontro, diversi oratori hanno parlato della necessità di salvaguardare i valori biblici e di affrontare il crescente numero di divorzi nel paese. Ora una breve pausa. Ci rivediamo tra poco per parlare della donazione ricevuta da un programma avventista in favore dei disabili che praticano paraciclismo. Ma prima andremo in Michigan, dove membri di chiesa e studenti avventisti distribuiscono acqua potabile agli abitanti. Era il periodo della Pasqua ebraica e ci trovavamo in un cenacolo a Gerusalemme. Stavamo pregando tutti insieme, pregavamo per il pentimento e l'umiltà e confessavamo i nostri peccati. Eravamo anche in cerca della visione del Signore, della sua forza e dello Spirito Santo. C'era un incredibile senso di unità mentre pregavamo insieme con entusiasmo. All'improvviso abbiamo udito il rumore di un vento violento che riempì l'intera stanza in cui ci trovavamo. Poi scesero delle lingue di fuoco che si fermarono sulle persone. Tutte le persone nella stanza erano pervase dallo Spirito Santo. Bisogna considerare che nel periodo della Pasqua ebraica la gente arrivava da tanti paesi diversi per adorare e all'improvviso riuscivano a sentire il Vangelo nelle loro diverse lingue. Di conseguenza, in un solo giorno si aggiunsero 3.000 credenti. La gente era devota agli insegnamenti degli apostoli e alla comunità, allo spezzare il pane e alla preghiera. Ogni giorno si riunivano nei cortili del Tempio. Quando erano nelle loro case spezzavano il pane e mangiavano insieme e il numero di coloro che venivano salvati aumentava di giorno in giorno. We'll be right back.
Bentornati! Riprendiamo il nostro giornale con altre notizie dalla Chiesa Globale. In una città del Michigan, negli Stati Uniti, gli abitanti sono in grande difficoltà per la mancanza di acqua. Gli studenti di un'università avventista e un ministero televisivo della Chiesa hanno di recente distribuito acqua potabile agli abitanti. 11 studenti dell'Università Avventista Washington hanno utilizzato le vacanze di primavera per aiutare i residenti della città di Flint, rimasti senza acqua da circa 20 mesi. La crisi è iniziata quando l'amministrazione comunale di Flint ha cambiato l'approvvigionamento idrico della città, portandola dal lago Huron al fiume Flint, e ciò è stato un vero disastro per i residenti. L'acqua tossica del fiume ha corroso i tubi e causato perdite nella rete idrica. Più di 100.000 abitanti non possono utilizzare l'acqua del rubinetto per bere, lavarsi e cucinare. Gli studenti avventisti hanno raccolto fondi per recarsi in Michigan e distribuire più di 560 casse di acqua. Hanno inoltre organizzato un magazzino dove sono confluite le bottiglie d'acqua donate da tutto il paese. Gli studenti hanno anche pregato con i residenti di diversi quartieri della città e hanno tenuto una settimana di preghiera per i bambini nella scuola elementare avventista. Anche una televisione avventista americana ha condotto una campagna di raccolta e distribuzione di acqua potabile a Flint. La TV ha collaborato con le chiese locali e della zona e ha distribuito oltre 12.000 casse di acqua. I giovani della Chiesa Avventista dello Stato americano dell'Ohio hanno partecipato attivamente all'evento. È stata assegnata una sovvenzione al programma di testimonianza organizzato dall'Università Avventista Loma Linda per creare un senso di comunità nelle persone nate con disabilità e che hanno subito lesioni fisiche permanenti. Il finanziamento contribuirà alla realizzazione di un'imminente manifestazione ciclistica. POS Abilities è stato recentemente scelto per ricevere la donazione dal Comitato Olimpico degli Stati Uniti, per offrire delle opportunità e migliorare la vita delle persone con lesioni al midollo spinale. La sovvenzione contribuirà a compensare le spese per le gare di paraciclismo in programma e che permetteranno a diversi atleti statunitensi di partecipare ai Giochi estivi paraolimpici 2016. Il direttore di POS Abilities ha detto: «Siamo molto grati di essere stati scelti per questa sovvenzione. Il finanziamento aggiuntivo ci consentirà di dare un sostegno finanziario a molti atleti che non sarebbero altrimenti in grado di partecipare a questo evento». Era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con ANN. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Avventista Mondiale e da quella italiana. Nel frattempo, seguiteci anche su Facebook e Twitter con notizie, foto e video sempre aggiornati. Prima di lasciarci, vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova in 1 Pietro, capitolo 1, versetto 3. Il testo dice: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti». Ora è proprio tutto. E ricordate che ci trovate su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci.